Ha mai sentito i ricer? Che è stata sempre una capera. Le capere, anche per i più giovani, erano delle signore che andavano a casa di altre signore a fargli i capelli. Che prima, signore prima, non se li tagliavano i capelli, se facevano pure vicino al culo. Allora questi capera li raccoglievano e facevano i tup, cioè c'erano i tup in la rete. Oh, la capera è una figura professionale. E ci sta ancora, ci sta ancora. E solo che trovo mezza via. E trovo soprattutto per un coppa su Facebook, un coppa Twitter, un coppa sti cose qua. La capera può essere paragonata tranquillamente a un telegiornale. E solo che una cosa tanta, a fanno davanti a tanta. Faccio un esempio. Antonella ha figlio di barbiere. Se date un pass, follow week. Uì, ma tu sai Antonella ha figlio di barbiere. Mi dice che a Eritrea notte si facevi costo spacca pash. A follow week lei, mamma mia, che schifo. Mamma mia! Uè, da c'è un fatto troppo clamoroso! Ma tu ti chiedo barbiera, conosci Antonella? È incinta! Hai capito? Che poi cosa bella, ci stanno pure i capire maschi! Ma io Antonella figlio di barbiere! Che lo creatore non ne manca! E che lo guaglione che ha visto che faceva il zuzzo a mani manca a che lo figlio è tuo frutto aiuto! Che ne so mantenere! Che le piccioglie va a cattare frutto 4-5 volte aiuto! Hai capito, no? Quindi vorrei mandare un messaggio a tutte queste capere e a tutti questi capieri cari. Ma facete per voi che scioglie!